cazzi di come vieni conosciuto. Perché altro, allora, se devi avere il feticismo dei numeri e dei sub, fai live tutti i giorni e poi fai questo cazzo di video su YouTube, adesso devo raccontarvi come sto, e ti metti a piangere e dici sono totalmente triste. ci credo che sei totalmente triste, è grazie al cazzo che lo sei, non fai nient'altro, sei un cazzo di vegetale fermo immobile. E quindi fai questo, aumenti il tuo... Con chi stai parlando? In generale. Le persone che hanno questa filosofia. Secondo me con chi è troppo alienato da Twitch? Dalle live. Chi ha questa filosofia di fare live tutto il giorno, tutti i giorni, per vedere il count dei sub e flexarlo. Poi ad un certo punto chiami mamma, c'ho 4.000 sub. Ok, sei morto, tipo, sei finito, non hai un mese di vita, però oh, minchia, che bel traguardo. E quindi questo. Io sono d'accordo con Daniele, qui bisogna trovare un compromesso tra la vita e il lavoro, cioè comunque il lavoro non è tutto, è la morte. Sì, la mamma. La vita, sì, cioè il lavoro non è tutto nella vita, diciamolo. Basta questa concezione. Un compromesso si può trovare, no? Nel senso, soprattutto quando sei ad un livello abbastanza alto, e alto intendo non di qualità di contenuto, ma che riesci a sopravvivere con quello che fai. Sì. Per non finire ad ammazzarti. Il problema, cioè, sai cos'è? È che molti streamer hanno questa concezione, che è pure giusta da un lato, che comunque hanno una scadenza. Cioè tu non potrai fare fino a 50 anni lo streamer. Ma che ne sai? Ma è proprio una cosa molto difficile da visualizzare nel futuro, te a 50 anni che perché ti mantieni. Sono, perché si reputano streamer, non si reputano persone forti oltre le dirette. Ma neanche Gigi Scalpello, che mura i cazzo di chiodi tutto il giorno e c'ha, porco Dio, le mani granitiche, è diventata carta vetro, che secondo te si dice come sarò a 50 anni? No, quello batte il chiodo e continua e va avanti. Cioè, fai quello che puoi. Però molti ragionano così, batto il chiodo tutti i giorni, adesso che sono bello forte, piuttosto che tra 5 anni, quando magari non mi si incula più nessuno, non posso più fare un euro, capito? E allora però non ti lamentare della tua tristezza. Questo sono d'accordo, cioè alla fine non neanche essere sicuri di se stessi. Non appesantiamo questo mondo già pesantissimo, perché comunque si parla di salute mentale in questo mondo sempre, guerre, ed è giusto. E di guerre. Sì, guerre. Parliamo delle guerre anche se vuoi dopo. Però non appesantiamo questi discorsi qua quando il primo carnefice di questa roba sei tu, perché non vuoi guarirti, cioè è proprio un tuo problema, cioè non tuo, non so. Ma non so per me in realtà sono d'accordo, perché fare ogni giorno una stream alla rincorsa del contenuto fantastico è la morte creativa alla fine, cioè non lo troverai mai tutti i giorni un qualcosa di nuovo da fare, è proprio impossibile, non esiste uno streamer al mondo che è così. Anche i video su YouTube, cioè guarda i youtuber più forti, che cazzo ne sono Molteni, Ale della Giusta, cioè loro fanno un video a settimana, forse 2-3 al mese, non di più, proprio perché ci vuole una mole di brainstorming, cioè clamorosa per queste cose. Anche chiede di entrare ma... Marza, se è possibile. Cosa? E conosci Marza? No, mister no, vedi? Non è così, non si fa. Chiede mister Marza se può joinare questa chiacchierata. Marza. Ciao. Ciao Marza, vuoi metterti la camera? Marza, bellissima pro pic innanzitutto. Mi piace, un emote. Aspetta che... È un emote, uno scimmione con banana. Sì. Bello. Mi ricorda un po' le slot, devo dirti la verità. È vero? Vabbè, ma fai bene. È una brutta però di slot. Beh, lo scatter di Banana King, qualcosa del genere. Poi abbiamo scomodato il LED. E... Ciao Marza, io mi chiamo Daniele, sono stato sbannato di recente. Ti conosco, ciao Mi. Sì, anche io ti conosco, non abbiamo mai avuto il piacere di interfacciarci. Hai ascoltato un po' il discorso che stavamo facendo? Sì, no, io non volevo rompere i coglioni. Sono entrato perché penso di far parte di una di quelle persone che invece streama come un caimano, quindi era giusto per avere una persona. Però attenzione, Marzo, tu streami come un caimano, ma non vai ogni giorno alla ricerca dell'Eldorado. Ma no, attacchi, no, fai i tuoi cazzi tuoi. Esatto, più che altro, come stai, Marza? Stai bene? Sei felice? Ma è felice, sì. Come fai a dire se uno è felice o no? Sei sereno, Sei sereno, bravo. Sei sereno? Sì. Ti alzi con tranquillità e allora non fai parte di quella... Cioè, streami come un caimano, ma non hai mai fatto un video tipo ho riempito un vaso di lacrime challenge? No. Non è il tipo, secondo me. Ok, allora... Ma tanto, cioè, la gente non frega un cazzo delle altre cose, vuole solamente vedere la notizia così che ti metti a piangere, non frega un cazzo nessuno, cioè, scomodi 10 secondi
di, capito, dall'altra parte, di uno che ti dice Madonna, poverino, poi scrolla. Sì, poverino non è vero, cioè, non frega un cazzo. Cioè, poverino, tipo un cane che vedi senza una gamba in mezzo alla strada, dici poverino, e poi vai avanti, si continua la nostra vita. Cioè dico, comunque sport a livello psicologico per i tuoi drammi che nessuno può compatire. E ti senti il poverino, dici magari che bella community che ho, non è vero, vivi in questa farsa e arrivederci. Cioè, sono d'accordo e non sono neanche dell'idea che bisognerebbe condividere proprio tutto su internet. Per me è importante che alcune cose siano tue e basta. Sì, certo. Cioè io mi scatto il culo ogni tanto, ma non lo dico. Posso chiederti una Red Bull, Andre?